Taranto privo di un organico presentabile in vista del primo impegno ufficiale della stagione in programma domenica al Vigorito di Benevento. Diversi calciatori che hanno già salutato ufficialmente non vicini all'addio, adesso anche il centrocampista Cerretelli e il portiere Nobile. In terra campana quindi spazio la primavera di Cazzarò, quest'ultimo ha ottenuto una deroga per presenziare in panchina e guidare così ad interim la formazione ionica. Capuano e il suo vice Zangla, infatti, hanno presentato un certificato medico della durata di 10 giorni, disertando così la ripresa delle ostilità. Difficile che l'era tecnica rimanga la stessa. Il DG Lucchesi è in contatto con Capuano, ma sa già che a stretto giro dovrà guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. Fonti vicine al tecnico parlano di un rapporto ormai terminato, ma vanno definite le modalità, considerando che le dimissioni al momento sono da escludere a priori. Una rescissione consensuale sarebbe l'ideale, ma in tal senso è impasse totale. Sul fronte societario, Giove è stato categorico, vuole cedere il Taranto sì, ma soltanto alle sue condizioni, trattando direttamente con i soggetti eventualmente interessati. Nessuna mediazione da parte del comune, con cui i rapporti sono ampiamente saturi. Tantissime le voci e i nomi circolati, ma di concreto non c'è niente, almeno per il momento.